Buonasera, ben ritrovati con Calcio a 5 Extra Time diretta studio. Siamo arrivati alla nostra puntata numero 8, dico bene? Sì, ottava puntata in questo giovedì 7 marzo, che sa un po' di inizio di primavera. Qualche giornata di sole l'abbiamo vista, ma soprattutto guardando ai campionati iniziamo a fare il conto alla rovescia sul termine delle stagioni regolari, delle regular season. Ci sono formazioni che già hanno festeggiato, altre che si apprestano a farlo e tante altre compagini nei vari campionati che soffrono per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Qua in studio abbiamo tre esempi in particolare di quest'ultima annotazione e considerazione. Abbiamo una ragazza che ci parlerà, ci darà una mano a commentare tutto quanto sta accadendo nel calcio a 5, appunto, in rosa, nel futsal femminile, e avremo tanti servizi con gol e giocate spettacolari questa sera, più che mai protagonisti sui vostri teleschermi, direi. E come sempre ho al mio fianco, per farvi vedere e parlare di tutto ciò, Federica Di Fabio. Ciao Federica. Ciao, buonasera a tutti, preparatevi in un'altra serata ricchissima di Calcio 5 insieme a noi, con notizie, video, approfondimenti, grazie anche alla presenza dei nostri ospiti. Prima di presentarveli vi ricordo il numero per inviare il vostro sms, 333 12 59 844, e iniziamo con la presentazione del primo ospite, Fabio Carletti, allenatore Cus Ancona. Buonasera. Demis Ranalli, direttore generale Monte Granarese. Buonasera. Alessandro Rosati, capitano Fano C5. Buonasera. Eleonora Baldi, vice allenatore rappresentativa femminile. Buonasera. Questi i nostri ospiti, il numero degli sms Federica ve l'ha letto, quindi lo trovate sempre anche in sovraimpressione, sfruttatelo per inviare ai protagonisti del nostro studio domande, considerazioni e quant'altro. Prima di procedere, come al solito, con le chiacchierate, così le definiamo, vi ricordo i nostri contatti su internet, quindi sul web. Cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook per ricevere tutti i video che trovate sul nostro canale YouTube, per avere gli aggiornamenti sulle nostre puntate, i nostri appuntamenti. Appunto, fate un salto, magari iscrivetevi al nostro canale YouTube, dove tutte le playlist suddivise per società raccolgono le partite, le immagini della stagione attuale, del passato, e rimanete aggiornati sul nostro sito calcio5extratime.it. Partiamo dunque col parlare con i nostri ospiti. Inizierei da Fabio Carletti, allenatore del Cus Ancona, un altro anno sulla panchina del Cus Ancona, e direi in questa stagione più che mai ricco di sorprese positive, viste le premesse di un'annata anno zero, l'avete anche ridefinita sì. Voi in passato, il successo sul Futsal Portos nel derby sabato scorso vi ha ulteriormente rilanciato nella rincorsa ai playoff, e quindi insomma, comunque vada, mi sembra che possiamo parlare già di una stagione positiva. Ma assolutamente sì, quest'anno dal punto di vista sportivo, proprio perché era un anno zero, non c'avevamo obiettivi particolari, quindi la squadra parzialmente nuova, e quindi siamo tutti soddisfatti, cioè sono molto soddisfatto del cammino fatto fino ad ora. Adesso ci mancano queste quattro partite e vediamo se riusciamo a raggiungere questo traguardo. Peraltro, due punti sì dai playoff, ma va assolutamente sottolineato che il Porto San Giorgio e anche la Futsal Barletta devono ancora fermarsi per il turno di riposo, sì. Quindi potenzialmente potreste essere addirittura al quarto posto, quindi potenzialmente ci siete già dentro i playoff. Ci credete, frase anche volendo banale, inutile, il Cus Ancona sta cercando a tutti i costi, adesso si sta allenando per anche proiettarsi verso l'eventualità di avere un post season, oppure come va? No, beh, sicuramente ci proviamo, anche perché poi quest'anno è stato un campionato dove con i ragazzi abbiamo sempre parlato di preparare una partita alla volta, nel senso, senza fare calcoli, anche adesso, perché secondo me se ci mettiamo a fare calcoli, mancano quattro partite, le altre devono riposare, ai playoff non ci andiamo. Quindi vediamo partita su partita che cosa succede. È chiaro che farebbe molto piacere arrivare ai playoff, se non arriviamo ai playoff sopravviviamo. Sì, cioè, non penso che succeda niente di che, però non si va in campo sicuramente per perdere, questo penso nessuno.
Peraltro, di solito parliamo più delle squadre, dei progetti, eccetera. Invece, riguardo in CUS ancora, mi sono puntato un po' di nomi su quali voglio puntare l'attenzione. Il primo, intanto per lanciare questo spunto, poi ci torneremo più avanti, è Giacomo Lamedica. Ancora lui, 4 gol in casa Portos, che non è l'ultima arrivata, nonostante si sia indebolita dopo alcune partenze. Questo ragazzo l'avete tenuto stretto, ci siete riusciti in estate, sarà più difficile in futuro, diciamo, anche prima di andare in onda. Comunque sia, è uno dei migliori italiani nelle Marche e forse non solo che ci sono in giro. Sì, Giacomo, le doti di Giacomo non le scopriamo adesso, anche perché ormai è da diversi anni che lo conosciamo per le sue qualità. Sì, io l'estate scorsa ho cercato in tutti i modi di poter tenerlo insieme a Davide e a Giuni, e anche a Marco Belloni, che però comunque sia stato chiamato per una categoria più importante, l'abbiamo lasciato andare, perché reputo che questi giocatori qui, più che dal punto di vista tecnico, tattico, siano importanti dal punto di vista morale. Giacomo, se avrà delle chiamate per categorie superiori, è chiaro, noi siamo contenti come siamo stati contenti con Marco, però penso che il successo di un giocatore sia anche grazie a tutti i compagni, e per tutti i compagni anche tutti quei ragazzi, e non sono pochi quest'anno, che per la prima volta fanno questa categoria. Poi ne parleremo, quindi grande Lamedica, poker, sempre più capocannoniere del girone, veramente un'altra stagione straordinaria, chissà insomma cosa riserverà a questo ragazzo il futuro, a un ragazzo come Lamedica che peraltro in passato davanti alle nostre telecamere non ha dimostrato grandissima ambizione di sfondare, se così si può dire, quindi magari la sua dimensione è questa, vicino casa, CUS Ancona, con una società a cui ormai si è affezionato e con tanti amici. Demis, a proposito di società, di amici, di gruppo, la Montegranarese ne è ormai da anni un esempio, qualche volta è andata meglio a livello di classifica, quest'anno si tribola un po' di più, un po' come l'anno scorso. Sì, buonasera, ma vedi Matteo, noi quest'anno a inizio anno con tutta la società del Presidente ci siamo posti... Un saluto a Mirko Giacobbi. Un saluto al Presidente. Ci siamo posti un obiettivo principale, che era quello di interpretare la Divina Commedia a tutto tondo. Quindi che significa andare... Ti interrompo, perché quando non si sapeva chi era il trasformista e scriveva così forbito, io per primo, come molti altri, pensavo che potesse essere Demis Ranalli. No. In questo attacco di risposta c'è il motivo per cui no. Pensavamo che Demis potesse essere il trasformista. Questo mi fa piacere, comunque sia, ciò non toglie l'immensa stima che ho verso il vero e reale trasformista, e soprattutto tutti noi, verso tutti tutto noi. Lo staff vostro e di Futsal Marche, perché state facendo un lavoro pazzesco per le Marche, portando in alto i colori proprio del calcio a 5 marchigiano. Grazie, perdonami se ti ho interrotto. Niente. E dicevo, il nostro obiettivo era quello di interpretare la Divina Commedia a tutto tondo, ossia dall'inferno al paradiso passando per il purgatorio. Ora, diciamo che il primo tratto del nostro cammino di quest'anno è stato l'inferno, ovvero non siamo riusciti, probabilmente siamo partiti troppo stanchi mentalmente, oppure già con convinzioni di essere una squadra già ben organizzata, ma gli assestamenti e gli aggiustamenti anche del mister Melchiori e della società ha fatto sì che siamo riusciti ad entrare nella fase del purgatorio, quella che stiamo vivendo adesso, per poi magari farci accompagnare da Virgilio anche verso il paradiso. Che classe, quindi... che classe la descrizione. Qua cambiamo titolo al programma, Dante a 5 extra time, non lo so come possiamo chiamarlo. È un indizio. Più o meno così. Comunque la sintesi, il paragone ci sta benissimo, perché la Montegranarese adesso appunto è nel purgatorio della zona play-out, 28 punti, ed è un ridente Montegranarese a quota 28 dopo il successo sul Corinaldo. Questa è una sfida ormai storica, la più storica. Della Serie C1. 3-0 Corinaldo, obiettivamente visto così fa un certo effetto. Ma anche perché mi sembra di aver capito che noi e il Corinaldo siamo le due società più datate in C1, sì, l'una 8 anni, l'altra 7 anni, quindi è una, tra l'altro salutiamo anche gli amici di Corinaldo, il Presidente,
Tra l'altro è stata una partita molto spettacolare, nel senso noi probabilmente abbiamo raggiunto quell'assestamento di squadra tecnico-tattico che è riuscita magari a mettere in difficoltà i titani del Corinaldo, perché vedere il tenente Mister Tinti che comunque sia fa sempre una certa specie vederlo lì, perché dalle sembianze di un tenente che cercava di arrembare i suoi soldati verso il fortino monteranarese e che non è riuscito poi ad espugnarlo, è stato un gran successo per noi. Comunque sia, ciò non toglie che è stata una bellissima partita e ci siamo divertiti tutti quanti. Alla fine probabilmente abbiamo dimostrato ciò che è il nostro valore in campo nelle mura amiche. Doppietta di Elisio Marzetti, adesso possiamo raccontare tutto quello che ti pare su il percorso, Virgilio, eccetera, eccetera, però Marzetti sicuramente va dato una bella mano dal punto di vista tecnico e dell'esperienza. Ma diciamo che la mano dal punto di vista tecnico ce l'ha data la squadra, nel senso che la squadra ancora una volta è riuscita a fare ciò che deve fare, ossia la squadra, quindi devono fare i giocatori, hanno fatto bene, hanno interpretato al meglio i loro ruoli. Certo, Elisio Marzetti è stato probabilmente quel quid in più che purtroppo quest'anno, diciamo, il nostro capitano storico Marco Orlandi, causa defezioni dal punto di vista salutare, la caviglia e quant'altro, è un po' mancato in qualche partita, ma ciò non toglie il valore di questa squadra, ciò non toglie comunque sia il divertimento, perché quando noi siamo riusciti a divertirci, siamo sempre riusciti a vincere e magari convincere e far bene. Bene, quindi una Montegranarese che, capiamoci, crede come nella salvezza diretta, nel mantenimento della Serie C1, C1 che fa venire in mente la lotta del girone A tra due fanesi, il Fano e l'Eta Beta, ve la giocate voi. Futsal Marche, giustamente, comprensibilmente, nel commento della gara ha scritto: il Fano ha vinto anche senza giocare perché riposavate, perché il Città di Falconara ha battuto l'Eta Beta, vi ha fatto un bel favore. Sì, buonasera a tutti. Un bel campionato, siamo un po' una sorpresa, un po' per tutti. Siamo partiti l'inizio stagione, l'incontro in società con i ragazzi, si parlava di fare un campionato tranquillo. Non nascondiamo che volevamo arrivare in zona playoff e invece ci siamo ritrovati davanti, primi in classifica, ancora senza mai perdere. 20 vittorie, 5 pareggi, unica marchigiana maschile imbattuta a tutti i livelli. Sì, ci fa onore questo, bella cosa. Obiettivamente sì, poi tra l'altro a questo si può aggiungere anche il risultato in Coppa Marche, dove siete andati fuori ai calci di rigore. Con l'Atenax in semifinale a un soffio dalla qualificazione in finale. Sì. E anche lì sarebbe stato duello con l'Eta Beta. L'Eta Beta, i nostri cugini fanesi, anche loro stanno facendo un bel campionato nonostante tutto. Forse a livello di qualità hanno un qualcosina in più rispetto a noi. Però quest'anno è venuto fuori un bel gruppo che ci sta aiutando molto. Tu che di esperienza, insomma, in casa Fano Calcio 5 ne hai da ben, mi dicevi, raccontavi bene nel dettaglio. 13 anni. Con una parentesi all'Alma in Serie B. All'Alma, sì, no. Andai all'Alma nel 2005, campionato di Serie B, mi portò il mister Ferri. Un bel campionato, lo reputo comunque positivo, perché è sempre una bella esperienza, sì. È andata male perché alla fine poi siamo retrocessi, però adesso cerchi di prenderti la soddisfazione, la rivincita. su quella anche perché veniamo dalla stagione l'anno scorso dove siamo retrocessi, la stagione un po' amara con tante delusioni. Però se dico che l'attuale primo posto di quest'anno nasce proprio dalla retrocessione dell'anno scorso, non credo di sbagliare molto, perché l'anno scorso la società, il mister, hanno avuto il coraggio di cambiare, di ringiovanire già l'anno scorso parecchio e quindi di instradare verso maggiori responsabilità diversi nuovi giocatori. Certo, del gruppo dell'anno scorso siamo rimasti pochi elementi, 4-5 elementi. Si è deciso di dare fiducia giustamente a alcuni under e di puntare su due ragazzi del calcio, Santini e Chiappori.
conoscevamo già... Questa è la pronuncia corretta, Chiappoli. Sì, conoscevamo già buona sapersi. Le caratteristiche, ma stanno un po' sorprendendo perché stanno facendo veramente un gran campionato. Sì, anche in Coppa, in effetti, il grande pubblico che magari ha avuto solo quell'occasione lì di vederli all'opera è rimasto colpito da questi due giocatori. Pivot, sì. Due completamente differenti, Chiappori a questo punto, insomma, molto più fisico, un pivot vecchio stampo, sì, diciamo così. Sì, sì. Santini invece delle qualità tecniche, di rapidità, sì, invidiabili e forse invidiate da formazioni di categoria superiore. Sì, sì, sì. Ancora, diciamo, deve ancora entrare nei meccanismi del calcio 5. Perché sì, il campionato non è finito. Non è finito, no. Ancora abbiamo 7 finali da fare. Quindi dovremo scendere in campo, lottare fino all'ultimo secondo, perché non è ancora deciso niente. Qua quest'anno a calcio 5 quest'anno abbiamo battuto un po', nei limiti del possibile, il muro della diplomazia, della retorica, quindi voglio una risposta assolutamente sincera da giocatore esperto che non ha paura di ciò che gli viene domandato. C'è una delle partite da qui in avanti che temi più delle altre, quindi magari circolettate il rosso sul calendario del Fano? Beh, senza dubbio il derby con l'Eta Beta. Quella è la più pericolosa. Sicuramente, siamo tutti ragazzi di Fano, ci conosciamo tutti, alcuni ex compagni. Però è una partita a sé, ci si tiene a far bene, sempre con tanto pubblico di casa a vedere la partita dell'andata in casa dell'Eta Beta, c'era il palazzetto pieno. E allora forse la partita così, un pochino più da tenere, è quella con l'Eta Beta. Sì. Chissà che non rappresenti un bivio nel bene o nel male, insomma, per decidere quale sarà la regina di questo campionato. Probabilmente sarà così. Passiamo a calcio 5 femminile. Leonora, innanzitutto grazie per essere qua con noi, per la tua grazie disponibilità. Ti avevamo cercata qualche settimana fa in extremis, non era andato a buon fine l'accordo, diciamo così, in termini di trattative. E vorrei approfittare, tra virgolette, della tua presenza per analizzare un po' tutti i campionati. Inizierei dalla Serie C femminile, che si appresta, insomma, a decretare la sua regina, diciamo che adesso sì, si può credo tranquillamente dire, non si offenderanno le inseguitrici. Città di Falconara le ha vinte tutte, l'ultima soffrendo parecchio contro il Gemina di Aida Saxo, sì, 3-2, basterà un pareggio adesso col Reale Macerata con Real Chiaravalle, guardavo l'inseguitrice, per consacrare il primo posto. Vittoria strameritata. Sì. Commento facile. Assolutamente sì, secondo me, penso i risultati lo confermino, è comunque la squadra più forte, anche perché è la più completa in tutti i ruoli, nonostante abbia comunque avuto nel corso del campionato alcuni infortuni importanti, come quello di Romagnoli, che comunque sia una giocatrice, sicuramente una delle giocatrici più forti. Però ecco, diciamo che anche l'esperienza di un gruppo che ormai da questo è il terzo anno cerca di ottenere la Serie A sicuramente è stato in grado di sopperire a queste piccole problematiche. Sì, Lorenzo Romagnoli, un brutto infortunio, peraltro si è operata qualche sì, settimana fa, quindi approfittiamo per rivolgerle un grosso in bocca al lupo, un pronto ritorno in campo. Lorenzo Romagnoli e Martina Mencaccini, due nomi sì, altisonanti che erano arrivati in estate, però volendo fare l'avvocato del diavolo, anche l'anno prima erano arrivate due delle più forti giocatrici del panorama, Lecchi e Tavoloni, e Città di Falconara, anzi le Dolphins sì, all'epoca erano date come le grandi favorite. Una squadra proveniente dal calcio a 11, come può essere adesso il Real Macerata, aveva invece deciso di fare sua la torta. Sì, di fare, diciamo, di giocare uno scherzetto a questa formazione. Ma guarda, sicuramente l'anno scorso comunque la compagine jesina era oggettivamente forse ancora più forte, perché comunque a livello atletico e anche a livello tecnico forse aveva qualcosina in più. Non credo di dire niente di strano se ti dico che Martina Mencaccini è in grado di far fare la differenza a qualsiasi squadra. Se ti pongo di fronte così, giochiamo, jesina dell'anno scorso, Città di Falconara di quest'anno, quale delle due è più forte? Anche qua risposta sincera, questa è stuzzicante. Beh, questa è dura, al completo, quindi ti dico anche con Romagnoli, sicuramente Città di Falconara. Questa è la tua sì, preferenza. Diamo un'occhiata anche alla Serie A femminile, poi approfondiremo anche gli altri argomenti della Serie C, restando in casa Marche.
C'è un Portos che, ai noi, prima della pausa ha perso 3-2 con l'isolato fondiare, così si è un attimo staccata dal quarto posto. Una Real Ancona, situazione ancora più complicata, situazione ancora peggiore, ha perso col Siena, ci può stare, però ha visto la Casalgrandese scavalcarla. Credi che alla fine il Biancorossi ce la faranno tenere questa agognata salvezza diretta oppure, ma oppure guarda, no? Da marchigiana ovviamente me lo auguro. Io ho visto ultimamente le ultime 2-3 partite che hanno giocato in casa e diciamo che per quanto producono raccolgono poco. Secondo me, ecco, gli manca magari chi finalizza l'azione, per cui questo sicuramente in un campionato di Serie A è una grossa mancanza. Se Mencacini è l'arma in più del Città di Falconara, taglia bracci, la sua assenza è stata l'arma in meno per l'infortunio, per la Lions Ancona. Sì, perché comunque Silvia è una giocatrice comunque di grande esperienza, di grande rapidità, tecnicamente molto brava, è una che se ha la palla per fare gol difficilmente la sbaglia. Probabilmente, ecco, magari nella rosa non è stato pensato, diciamo così, un rimpiazzo a lei, e questo magari, ecco, è una cosa che in questo momento può... Beh, comunque c'era Giulia Cantarelli, il bomber storico, sì, che magari per caratteristiche può aver sofferto di più la Serie A, però per problemi personali ha lasciato, sicuramente adesso avrebbe fatto molto comodo. Assolutamente sì, beh, è una giocatrice diversa, molto più fisica, però comunque, come dicevi tu, sicuramente avrebbe dato il suo. Credo che anche la sfortuna, insomma, negli infortuni abbia avuto il suo peso nella formazione. Elisa Rosciani comunque ha avuto diversi problemi, sono due giocatrici che nell'economia di una squadra fanno tanto. Questo non significa che loro hanno tante altre brave giocatrici, per esempio Casaccia, anche la stessa Sara Berti, quindi diciamo, ecco, che la speranza secondo me ancora c'è, sicuramente devono dare il 110%. Calendario per certi versi può favorirle, per altri no, dipende insomma da quanto le formazioni a fine anno saranno, diciamo così, corrette, anche se non mi sembra la definizione migliore. Chiudiamo un attimo queste parentesi, abbiamo parlato un po' del maschile, un po' del femminile, allora è il momento di lanciare il primo servizio della serata, il Best of Week, appunto con un 50-50 di spazio fra calcio a 5 rosa e calcio a 5 maschile, perché ovviamente ripercorre lo spettacolo che abbiamo esibito attraverso le partite in TV e quindi le partite riprese nel weekend precedente. Best of Week in onda. A proposito delle partite, sottolineo che se volete informazioni per trasmettere in TV una vostra partita, magari decisiva in questo finale di stagione, oppure desiderate inserire un banner pubblicitario nel programma, potete scrivere all'indirizzo email info@calcio5extratime.it.
Grazie Federica, sì, le partite, insomma, questo è il Best of Week, era il riassunto delle partite in TV, Calcio 5 Extra Time, le partite in TV, che va in onda come tutte le settimane il mercoledì sera. Abbiamo visto tante giocate spettacolari di Vanderlei, di Aida Xaxo, Eleonora, una giocatrice che abbiamo avuto ospite qui da noi e che poi mi darà modo di parlare anche di rappresentativa femminile più avanti, che ti riguarda direttamente. Adesso siamo a 27 minuti di messa in onda, quindi direi di fermarci un attimo per la prima pausa pubblicitaria, approfittatene per scrivere altri messaggi, ne sono arrivati alcuni e quindi dopo la pubblicità li leggeremo. A fra poco. SMLXL, scegli la tua taglia e affidati a Penna Auto. Da Penna Auto trovi veicoli commerciali di tutte le misure e per ogni tipo di esigenza, furgonati, centinati o con cassone, e poi veicoli con frigo, mezzi a 9 posti e una vasta gamma metano. Penna Auto la trovi a Cingoli, a pochi chilometri dall'uscita Iesi Ovest della superstrada Ancona Roma. Scegli la tua taglia, vienici a trovare. I migliori materiali per un prodotto unico. Agla, calzature, abbigliamento e accessori per il calcio 5. Ital Service, produzione e commercializzazione di borti di alta qualità. Nuove tecnologie e strumentazioni moderne consentono di fornire bordi per l'impegno nei vari settori dell'arredamento, realizzati in numerose sagome e finiture di diversi materiali, creati anche su misura in base alle esigenze del cliente. Ital Service è a Sant'Angelo in Lizzola, via della produzione 1. Eccoci nuovamente in diretta per la seconda parte di Calcio a 5 Extra Time, diretta studio. Ripartiamo come promesso con un paio di sms. Prego Federica. Allora, messaggio per Alessandro Rosati. Ale, grazie di tutto quello che hai fatto nel campo e fuori. 5 anni di lotte con un esempio vivente come te mi hanno reso una persona migliore. Sono orgoglioso di essere stato al tuo fianco e di aver gioito e sofferto insieme. Spero vinciate questo campionato strameritato dopo un'annata maledetta. Il Fano Calcio 5 non muore mai. Un abbraccio campione, Marco Anselmi. Un messaggio commovente, bellissimo. Con Marco ho un rapporto particolare. Ci siamo conosciuti proprio sul campo, prima non ci conoscevamo, è nata una vera amicizia. Peccato che abbia lasciato, perché ora si occupa, sta allenando ragazzi della Bulldog. So che sta facendo anche un buon campionato. L'avrei voluto ancora in squadra insieme. Ma come mai, insomma, non è che sia un vecchio assolutamente, Marco Anselmi, no. Ha deciso di non giocare, insomma. Sì, sono sue scelte personali che ha preso, sì. Un po' per impegni di lavoro, un po' per suoi motivi familiari. Sempre uno fra i migliori, fra. Secondo me. Anche al Galà è stato premiato spesso. Tuttora uno dei migliori portieri delle Marche. Il cognome Anselmi, insomma, fra i pali è una garanzia, ecco, ha fatto scuola. Sì, sì, sì. Poi un altro, ecco qua, altri messaggi. Questo, Eleonora, passacelo, però dobbiamo anche far sorridere chi scrive. Prego Federica. Eleonora, ma come porti quei capelli? CDF, Città di Falconara, sei molto amica. Qui c'è una storia che vuole che sopra la mia testa ci sia un gatto. E per questo il merito è di Eleonora Lametti, che saluto. Ah, beh, hai individuato anche il mittente, insomma, subito, facile. So che sei molto amica, ovviamente, sì. con molte ragazze del movimento femminile. Bene, bene, allora torniamo a parlare di calcio a 5 maschile, torniamo da Fabio Carletti. Dicevo, individualità, ce n'è una in particolare che, se non sbaglio, vorresti ringraziare prima ancora di parlarne, perché sì. È stato un ragazzo che si è dimostrato molto disponibile. Sì, il nostro attuale portiere, che è Bartolomeo Scarano, che tra l'altro ha giocato la prima partita con noi all'andata a Salinis, la squadra che giochiamo sabato, perché non c'avevo praticamente più portieri, quindi ha accettato di darci una mano, poi ha deciso di rimanere e, ripeto, insieme a Giuni, a Davide, a Giacomino,
Ci metto anche Corrado Pierigea, che ormai è diventata veramente una bandiera di questa squadra. Una figura veramente. Sono preziosa. Veramente delle colonne portanti quest'anno. E Bartolo lo ringrazio perché sta facendo un ottimo lavoro anche con Diego Vittori, che è il nostro portiere del 93, che sta crescendo settimana dopo settimana. Quindi lo ringrazio di cuore per questo. Sono curioso di vederlo all'Opera, Vittori, perché l'ho visto spesso, insomma, a Morrovalle, all'Opera, nelle formazioni giovanili, anche in prima squadra. Si vede che ha talento, magari il fisico non era quello proprio di un gladiatore, però no. Sono curioso di vedere se può essere all'altezza. Ma sicuramente sì, è chiaro che c'ha dei margini di miglioramento alti. Comunque è un ragazzo che ha veramente una grandissima voglia, cioè considera che, infatti ringrazio anche lui, i suoi genitori, perché quest'estate quando gli ho detto se voleva venire, lui addirittura ha deciso di venire a fare l'università in Ancona, proprio per giocare a calcetto. Quindi io penso che trovare in un ragazzo del 93 questa determinazione nel voler emergere e con l'impegno alla fine sicuramente emerge. È stato un po' sfortunato perché ci ha avuto due infortuni uno dietro l'altro, è stato circa 2 mesi fermo all'inizio del campionato e quello un po' l'ha fermato. Chiaro, ha giocato la prima partita con noi, che non è andata benissimo per tutta la squadra. Qual era la partita? È la prima a Barletta. Però lì è come se non fossimo non c'era, assolutamente non eravate ancora scesi, in campo. Assolutamente. Però sai, un portiere è un ruolo delicato, quindi ragazzo giovane sicuramente diventerà un ottimo portiere. Glielo auguriamo. Continuando su questa scia, insomma, dei nomi, delle individualità, hai menzionato più volte le colonne portanti, come l'hai definita, l'America, Juninho, Bilò. Voglio sapere chi dei tre ti ha sorpreso di più quest'anno, perché allora, parliamoci chiaro, Giuni ogni anno viene detto passa il tempo, l'età, gli ha avuto gli infortuni, lui giustamente si risente di queste dichiarazioni perché ogni anno dimostra invece di essere sempre più forte e quindi è un discorso. Bilò, discorso simile, passa il tempo, Bilò ormai ha fatto il fatto suo, dicono i detrattori, e invece segna sempre di più e quando sposta palla non lo ferma nessuno, quando calcia di 10 metri non lo ferma nessuno, via discorrendo. La medica idem, l'abbiamo detto. Chi dei tre secondo te dal tuo punto di vista onestamente ti ha sorpreso di più? Da chi ti veramente hai detto questo è intramontabile? Beh, c'è da fare, cioè uno è impossibile, cioè innanzitutto io parlo soprattutto di, non senza nulla togliere a Giacomo, perché comunque lui è anche ancora molto ancora giovane, 87 no, la medica? È un 87, però tra Davide e Giuni a me mi hanno stupito tutti e due quest'anno, cioè oltre le aspettative. Tanto il discorso è che parliamo di giocatori che hanno fatto categorie vere, cioè, quindi Serie A1, Serie A2, quando ancora il movimento era diciamo circa 10-12 anni fa, sono stati diciamo i primi, no, giocatori qua della zona a portare, a calcare campi importanti per questo, di questo sport. Però passano gli anni e questi hanno una voglia incredibile, ma soprattutto a livello di allenamento. È lì la differenza. Sì, poi questo rende tutto più facile, perché se un giovane o chi non ha mai fatto questa categoria viene, osserva la voglia che hanno loro, la determinazione, la professionalità, se una persona intelligente, come ce ne sono nella mia squadra, vedono gli esempi, perché comunque sia, e poi parliamo, si fanno trascinare, insomma, ecco, questo è sì, il concetto. Cioè, parliamo di due giocatori che hanno anche degli acciacchi, però tanto la testa è fondamentale in queste situazioni e loro secondo me possono ancora giocare parecchio. Demis, le colonne portanti della Montegranarese invece quali sono? Sono i giovani che ormai non sono più così tanto giovani, ma sono maturati come Di Lorenzo, come altri ragazzi, oppure la società, il clima che si respira a Montegranaro? Ma Matteo, le colonne portanti della Montegranarese è la montegranaresità dell'ambiente, nel senso è l'ambiente che si è instaurato nell'arco dei
dei 13 anni di avere un ambiente sincero, spontaneo, in cui qualsiasi problema, ognuno, ogni giocatore, ogni esponente facente parte della società dichiara le proprie problematiche e se ne discute tutti insieme. Certo, ciò non toglie che comunque sia noi abbiamo dei giovani che erano partiti come giovani e ora sono dei giovani abbastanza cresciuti, come dicevi tu, il portiere Simone Di Lorenzo, lo stesso Marco Ricci che noi abbiamo sempre definito due ragazzi che qualche anno fa erano dei pischelli dei e invece pischelli. Adesso immagino siano due colonne portanti. Sono maturati, hanno dimostrato e stanno dimostrando ad oggi il loro reale valore, ciò che stanno meritando, stanno raccogliendo i loro frutti, perché comunque sia hanno fatto delle esperienze anche in ambito nazionale nel torneo delle regioni. Abbiamo, nonostante tutto, abbiamo anche altri giovani in erba che crescono, tra l'altro nella nostra under allievi, che sta facendo un buon campionato, infatti ringrazio anche il mister e tutti i ragazzini sedicenni che stanno facendo un buon campionato nonostante sia il primo anno per noi. Vorrei ringraziare anche, passami il termine, i giovani della Poli Ranarese, che è una nostra società amica. Che un po' il Monza facendo... per il Milan di qualche anno fa, la società satellite. No, sono tutti dei ragazzi bravissimi, molto seri, che molto, con grande spirito di abnegazione, ciò che il mister Di Memmo in coppia con Matteo Marini, che è il vice mister, stanno facendo un ottimo gruppo. Sono ripartiti l'anno scorso a metà campionato con, diciamo, è una situazione di partenza e quest'anno stanno facendo un ottimo campionato. Adesso ho capito che se ti faccio parlare di Montegranarese parli col cuore in mano, saluti tutti, saluti la famiglia e quindi allora adesso ti stuzzico. La nostra è una famiglia. Lo so. Ti vado da un'altra parte, voglio coinvolgerti maggiormente. L'Alma Fano l'hai vista giocare, ovviamente, secondo posto a un punto dall'Atenax, secondo te chi lo vince il campionato? Può veramente l'Alma fare il sorpresone, l'impresona dell'anno? Io nell'Alma Fano rivedo quel bel spirito giovanile di molti ragazzi che corrono, perché io in entrambi i match che ci siamo confrontati corrono, vanno fortissimo, quindi sono tutti giovani che comunque sia hanno un obiettivo, quello di divertirsi, e divertendosi si sono trovati a fare un ottimissimo e buonissimo campionato. Adesso se tu mi dicessi chi vince qua il campionato... Qua ti devi sbilanciare, se no non ti invito più. Diciamo che mi sembra che entrambe hanno le maglie verdi, se non sbaglio. Quindi l'Alma Fano ha il colore verde. No, l'Alma Fano non so se si è giocata con una muta di altro colore. Però insomma, ecco, Alessandro non lo so, è bene. Molto dura. Comunque Fano la vedo molto bene, nonostante la Tenax comunque sia è una squadra ben organizzata, con ottimi nomi. Tra una squadra fatta di molti personaggi... Dai, le percentuali, giochiamo, come abbiamo fatto con Bramucci, il trasformista... 51 Fano, 49 Tenax. Oh, là, insomma, quindi vedi i giovani favoriti, interessante. Ma perché questo sarà il mondo dei giovani, è iniziata una nuova stagione. E ce lo auguriamo. E ce lo auguriamo tutti. Qua speriamo, insomma. Bene, io direi di andare a tornare a parlare con Alessandro, perché qua l'argomento ormai da qualche minuto sono le colonne portanti. Tu sei una della società fanese, l'altra è Francesco Ferri, un mister che ogni volta che scende in campo, anche quando ha 0 punti in classifica, dice voglio vincere il campionato. Adesso avrei voluto averlo qui per sentire se mi diceva io voglio vincere il campionato oppure faceva il diplomatico, mediava. Sì. Sta facendo un gran lavoro. Lo conosco ormai da tanti anni e ogni anno matura anche lui. E tiene negli allenamenti un'intensità altissima. Si ride, si scherza, ma quando sono le 2 ore d'allenamento pretende... Qual è la sua qualità maggiore? Questa, l'intensità oppure la conoscenza della disciplina tattica, la lettura delle partite? Sì, conoscenza della disciplina tattica, preparatissimo. È informatissimo, segue tra virgolette il Pesaro, so che collabora un po' con Osimani, ma soprattutto spezza le vacanze a metà pur di fare le partite, ha un attaccamento per questa squadra un po' come il mio, ecco.
Eh beh, sì, insomma, sì. Siete andati di pari passo, ecco, mi sembra di capire. Volevo anche capire, non so se uscire un attimo leggermente e parzialmente dal capitolo Fano Calcio 5, Michele Sabatinelli, l'anno scorso si è messo in evidenza, il Pesaro Fano ha deciso di scommettere su di lui in Serie 2, adesso sta trovando sempre più spazio, te l'aspettavi, un giocatore che può esplodere, è già esploso secondo te? No, può esplodere. Mi aspettavo sì che facesse minuti in A2, ha ottime qualità sotto il profilo tecnico e anche umano, perché è veramente un bravo ragazzo, si impegna sempre alla morte, agli allenamenti non manca mai. Anche lui frizzantino però, l'abbiamo visto in campo, insomma, con una vivacità che a volte di personalità. Ancora è un 92. 91, sì, 91 dovrebbe essere 92. Quindi giovanissimo, quindi ancora, però una bella esperienza sta facendo, sono contento e spero che il prossimo anno ci possa dare una mano, sono sincero. Se torna, insomma. Se torna. In che categoria? In C1, in C2, dove torna? Boh, io spero in C1. Se, ecco, a proposito della C1 dell'anno prossimo, adesso immagina che ci siate voi oppure no, fai scongiuri, fai quello che vuoi. Comunque, che ne pensi del fatto che l'anno prossimo sarà obbligatorio giocare al chiuso? Voi che siete una delle poche società costrette da una situazione fanese non semplice a giocare all'aperto, e proseguendo sulla scia, altra domanda, so che c'è sotto un progetto, un'idea di fare qualcosa a tal proposito per creare un palazzetto, una casa del futsal per tutte le società di Fano, che sono tante ormai. Sì, sì, abbiamo il presidente Ferretti, Boiani, si stanno muovendo in tutti i modi per cercare di trovare una sistemazione per il prossimo anno. Purtroppo a Fano, nonostante sia una delle città più importanti delle Marche, non c'è un palazzetto dove poter fare attività come il calcio a 5. L'unico palazzetto che c'è è straoccupato e poi non rientra per le misure da pallavolo, pallacanestro, ginnastica. Però ecco, insomma, l'obbligatorietà, voi tante volte vi si è detto, a voi Alfano da più parti, l'alibi, no? Sì, ok, quando va bene la squadra, ok, vincono perché sul sintetico, quando piove, quando è freddo, facile. Invece i numeri poi tra l'altro sempre smentiscono. Per voi spesso hanno detto il contrario, però è lecito e comprensibile che da parte di chi vorrebbe giocare sempre al chiuso, uno sport che va in quella direzione lì, venga visto con un po' di fastidio. A voi che effetto fa? Ma la regola la condividi, ecco, questo voglio dire. Ma sì, io sinceramente non noto poi così tanta differenza, perché si gioca pur sempre 5-5. Andiamo in palestra e quindi dovremmo essere, tra virgolette, sfavoriti allenandoci sempre al sintetico. Invece per noi non cambia niente. Mi sembra 11-2-9-3 le statistiche vittorie e pareggi, visto che non avete perso mai, le avevo viste prima di andare in onda, fra casa e fuori, adesso le andiamo a ripescare su Futsal Marche. Sì, ricordavo bene, 11 vittorie, 2 pareggi in casa, 9 vittorie, 3 pareggi fuori casa, insomma siamo lì, ecco. Ok, quindi vedremo l'anno prossimo se sarete obbligati a giocare a cosa. A questo punto immagino che te lo auguri. C'è qualcosa, sì, però si sta muovendo qualcosa. E speriamo, insomma, che a Fano ci sia finalmente una casa al chiuso. Per il futsal, ovviamente, sennò la frase può essere un po' un attimino tradotta a piacimento. Ma boh, si può scherzare sempre, come arrivano parecchi messaggi scherzosi con te protagonista e soggetto, Leonardo. Te ne leggo uno invece che è carino, ecco. Prego, Federico. Eleonora Baldi, colonna portante della rappresentativa Marche. Ringrazio. Questo va bene. Questo va benissimo. Diciamo che bilancia quello sui capelli. La precedente, lo scherzo. Senti, ma mi sembra una frase tra l'altro da condividere. Ormai tu sei un punto di riferimento nel calcio a 5 femminile, sia al di là che sei la vice di Battistini come allenatore, sei spesso stata in altre società, al Caffè Portos, ai Dolphins, hai parecchia esperienza. Quindi sei un punto di riferimento importante per il movimento regionale, e parlando di rappresentativo voglio capire quali sono le tue sensazioni alla vigilia. Tutti dicono, diciamo, quest'anno deve essere, può essere l'anno buono, concordi? Noi sicuramente lo speriamo. Io ti posso dire che lavorando ormai da qualche anno con Francesco Battistini abbiamo costruito delle buone fondamenta.
Due anni fa abbiamo quasi fatto il colpaccio, perché comunque siamo usciti non perdendo mai e appunto pareggiando con quella che poi è stata la rappresentativa che ha vinto, la rappresentativa delle brasiliane, per cui insomma, e ecco, se non avessimo subito un'espulsione durante la quale loro hanno segnato, secondo me non avrebbero mai fatto gol e quindi avremmo raggiunto quel primo obiettivo. Ogni anno si volta pagina, quest'anno sicuramente c'è una squadra completa e secondo me c'è soprattutto un ottimo gruppo, e questa è la cosa veramente più bella che in tutti gli anni della rappresentativa sto sempre notando, che le ragazze riescono a costruire veramente una bella amalgama. E so che non è facile, a dispetto di quello che i maschietti possono pensare, queste femminucce hanno gli artigli È molto nascosti. Più complicato, come dicevi tu, io ho fatto diverse esperienze e per un periodo ho anche allenato i ragazzini a Santa Maria Nuova, e ti posso assicurare che è molto più facile gestire ragazzi di 14-16 anni che non le ragazze, perché uno spogliatoio di donne è complesso. Loro, ecco, perlomeno nella fase della rappresentativa riescono ad andare oltre a qualsiasi cosa, cioè magari, ecco, ti incontri in campo, ci può essere il diverbio, ci può essere, no, quello che accade poi normalmente, ma sono bravissime a tenere tutto da parte. Arrivano lì, hanno voglia di allenarsi, scherzano, ridono, si impegnano e attraverso questo speriamo di raggiungere dei buoni risultati. Abbiamo detto tante volte di Mencaccini, sicuramente speriamo insomma sia la nostra stella là, però qua anche dalle immagini che abbiamo visto prima, ogni settimana di più credo che Aida Xaxo possa rappresentare un altro elemento in fase offensiva, soprattutto visto che l'altra volta Battistini ce l'aveva anche, gliel'ha detto direttamente, quindi non dobbiamo nascondere nulla. È importante, salta con molta facilità di pura tecnica l'avversario e quindi può essere un'altra arma preziosa. Guarda, Aida è secondo me veramente un'ottima giocatrice. Io l'anno scorso ho condiviso con lei anche un periodo al Portos e quindi l'ho vista anche in allenamento, l'ho vista crescere e confrontarsi comunque con una categoria molto impegnativa come quella della Serie A. Lei ha delle qualità veramente grandi. Quello che scherzosamente le dico sempre è che dovrebbe anche ricordarsi di tenere sempre acceso il cervello, perché ecco, lì un po' a volte pecca, però è innamorata del pallone, quindi è bello vederla giocare e cerca sempre di trovare la soluzione migliore per essere a servizio della squadra, per cui sicuramente sarà molto importante, ma come lei anche tutte poi le ragazze del gruppo, perché ognuna ha le sue... So che c'è, o perlomeno ci dicono da casa che c'è anche un altro elemento da controllare, giusto Federica? Catena. Baldi controlla Catena, dice questo messaggio. Guarda, ti dirò che questo è il compito più difficile. Sì. E controllare Catena è veramente un duro compito, però oramai ho capito quali sono le contromisure. Ci avete fatto il callo. Sì. Domanda per mister Carletti. A che ora metto Alicia? A che ora? Io non mi ero accorto, cara, pensavo che c'era una domanda seria, ho letto solo l'inizio. Qui mi sa che sono scherzi di sfogliatoio, perché il mister sta ridendo di gusto. Lo lasciamo respirare, proviamo a non ridere anche noi. Allora una valletta trasformistica, ci saluta Marco Bramucci, ci rivolge un'altra domanda per due ospiti, prego Federica. Ma è vero che mister Battistini rischia in caso di mancato successo in Sardegna? Domanda per Fabio e Eleonora, un saluto dall'ex valletta trasformistica. Manca una S. Rischia. Non lo so. Rischia, penso che lo buttiamo dalla nave, però a questo punto ho paura che buttano anche me. Ha buttato dalla nave. No, beh. Io adesso tu lavori con Francesco, no? Quindi io Francesco lo conosco ormai da quasi 20 anni e non possiamo dire niente, cioè Francesco penso che... Possiamo solo spendere parole di allora. Assolutamente sì, e quindi io penso anche che quello che dicevi tu della crescita di questo movimento, perché proprio è giusto secondo me in una rappresentativa dar fiducia ai vari selezionatori, ai mister nel tempo, perché così c'è una crescita e Francesco secondo me
ha tutte le qualità per poter portare un gruppo in una manifestazione del genere a far molto bene. Però se lo buttiamo dal traghetto, comunque sia anche non sbagliamo niente. In caso di vittoria non sbagliamo niente. L'anno scorso rischiava Mastro Stefano, stando a Futsal Marche, quest'anno rischia Battistini, vedremo insomma. Chissà che invece non arrivi un gran regalo dall'isola, dalla Sardegna, staremo a vedere. Ci sono altri messaggi ma me li tengo per il finale, qua si scherza un po', c'è un po' di tutto. Vabbè, ce li teniamo per dopo, diamo spazio adesso ad altre immagini perché il nostro Simone Zezza ha preparato un paio di servizi straordinari, ricchi di gol, giocate spettacolari provenienti dall'Abruzzo, da Pescara, perché noi, il nostro staff di Calcio 5 Extra Time nel weekend scorso è stato alle Final 8 di Coppa Italia, di Serie A, di Serie A femminile, di Under 21. Abbiamo avuto l'onore e l'onere di raccontare la Serie A femminile e l'Under 21 in diretta streaming, e allora abbiamo deciso di sfruttare quelle immagini per collezionare due servizi. Il primo è la top 10 delle Finals femminile, guardate che gol! Attenzione a Gasparini che avanza palla al piede, vince un contrasto, Gasparini può andare al tiro, rete! Il vantaggio del Sinai con un destro fulminante di Milena Gasparini, la formazione sarda sblocca la situazione dopo 2 minuti e 27 secondi. Palla scambiata con Turetta, ora il colpo di testa incredibile, gol delle Lupe, la palla scodellata dal portiere di movimento Elena Ferro, un colpo di testa anche perché non poteva far altro Carmen Gutierrez. Patrice Jornet contrastata da Gasparini, Argento lancia il contropiede e c'è un grandissimo gol, indovinate ancora l'assist di chi è? Lusileia, contropiede perfetto da parte del Sinai, partita centralmente Aleandra Argento che ha scaricato sulla destra per Lusileia, grande visione di gioco della giocatrice brasiliana che con il piatto destro di prima intenzione ha visto la corrente compagna di gioco che ha trafitto per la terza volta Lucia Gelsomino. Ci aspettiamo una gara sicuramente, e attenzione, innanzitutto arriva un gran gol prima di aspettarci qualsiasi altra cosa. 3:27 sul cronometro, è sempre lei, Jimena Blanco, a portare in vantaggio la Z Gol Woman. Jessica Exana, appoggio Lusileia a sinistro, il gol del pareggio, il pareggio del Sinai con la solita Lusileia che si è girata rapidamente e con un sinistro centrale ma molto potente, anzi un po' angolato alla sinistra di Margarito, ha fermato la rete del pareggio, dunque match di nuovo in equilibrio. Mette una pezza Piras, dicevamo arriverà anche José Venancio Lopez, Lusileia di tacco per Argento, il destro e il raddoppio del Sinai, altro numero incredibile di Lusileia, un assist al buio per Maria Alejandra Argento che adesso davvero ha il dovere di andare a ringraziare e abbracciare la compagna di squadra. Le fa buona guardia Mascia che fa ripartire immediatamente Sally Gagliardo, di prima intenzione per Jimena Blanco che prova a stoppare la palla di testa e poi si inventa un gol da cineteca, una girata a spalla alla porta in caduta con il destro, 3-0 e sono passati solamente 6 minuti e 44 secondi, 3-0 a Z Gol Woman sulla Pro Regina. Ci senta un grandissimo, attenzione ad incrociare con il destro, la spagnola trova il 7 sotto l'incrocio dei pali opposto, nulla può Giorgia Sandro, Lazio di nuovo in vantaggio. Nel frattempo in tribuna ci sono veramente tutte le massime autorità del calcio a 5, tutti i migliori allenatori d'Europa, attenzione però all'Eurogol di Pedace, un destro straordinario, forse ancora più bello di Gasparini perché la posizione era molto defilata, che gol di Marcella Ines Pedace, un destro da posizione angolatissima che va a scovare l'angolino alto più lontano. Che qualità in questa finale fra Sinai e Italcave Real Statte. Poi Nicoletti,
Bene per Di Polito, può andare uno contro uno con Lucileia. Di Polito di tacco, una magia! Che giocata di Mina Di Polito che suggerisce un pallone straordinario per Nicoletti. Una magia, un'invenzione clamorosa di Mina Di Polito per Nicoletti, che poi è bravissima in scivolata, in spaccata a gonfiare la rete alle spalle di Piras. Questa era la top 10 dalle finals femminili di Pescara. Fabio, bei gol, eh? Mia. Sì. Tanti bei gol. Sai che qualcuna potrebbe far comodo. La vestiamo da maschietto, sì. La portiamo in Serie B. Eleonora, qual è la giocatrice che ti entusiasma di più? Lucileia su tutte oppure ce n'è? Ma guarda, c'è una bella lotta. Lucileia, la Blanco, Patri Giornette, è una bellissima lotta. Fra le italiane invece dove pescheresti? Fra le italiane scommetto ancora, anche se in questa Final 8 è stata un po' in ombra, scommetterei ancora sulla Mannavola, secondo me ha ancora molto da dire. Bene, questo è il movimento rosa, direi che ci possiamo fermare dopo una sbirciata all'orologio per la seconda pausa pubblicitaria. Ricordiamo il numero e la linea SMS, Federica. 333 1259 844. A tra poco. SMLXL, scegli la tua taglia e affidati a Penna Auto. Da Penna Auto trovi veicoli commerciali di tutte le misure e per ogni tipo di esigenza, furgonati, centinati o con cassone, e poi veicoli con frigo, mezzi a 9 posti e una vasta gamma metano. Penna Auto la trovi a Cingoli, a pochi chilometri dall'uscita Iesi Ovest della superstrada Ancona Roma. Scegli la tua taglia, vienici a trovare. I migliori materiali per un prodotto unico. Agla, calzature, abbigliamento e accessori per il calcio 5. Ital Service, produzione e commercializzazione di borti di alta qualità. Nuove tecnologie e strumentazioni moderne consentono di fornire bordi per l'impegno nei vari settori dell'arredamento, realizzati in numerose sagome e finiture di diversi materiali, creati anche su misura in base all'esigenza del cliente. Ital Service è a Sant'Angelo in Lizzola, via della produzione 1. Eccoci nuovamente in diretta, la terza parte di Calcio a 5, questa time diretta studio. Proseguiamo con il leggere un paio di SMS che abbiamo lasciato indietro. Allora, sempre per scherzare, diamo fiato a chi ti ha scritto, Eleonora. Paldi, dove vuoi che te lo facciamo quest'anno il materasso? Sempre solo Forza Marche. Ci puoi svelare l'aneddoto? Ma guarda, meglio di no. No, questo è stato uno scherzo simpatico dell'anno scorso, capitanato da Marta Mancini, che saluto perché da poco è diventata mamma. Auguri, e auguri, facciamo, lei a Simone. Gli facciamo Firenze. I nostri auguri e mi hanno spostato il materasso, quindi hanno trovato le chiavi e sono andati in camera e mi hanno spostato il materasso. La rappresentativa comunque è anche una vacanza, un'esperienza sì. Divertente per... È una bellissima esperienza che... Al di là di essere appunto formativa e di metterti alla prova come giocatore, è una settimana in cui prendi tanto a livello umano, sicuramente. Alessandro, a livello di giovani a disposizione anche per la rappresentativa o per il futuro della rappresentativa, il Fano da qualche anno sta lavorando sodo col settore giovanile, se non sbaglio dall'anno prossimo si punterà anche al calcio a 5 femminile? La società sì, ci sta lavorando. Stanno un po' novità, insomma, possibile sì. per l'anno prossimo. Sì, sì, stanno un po' sondando un po' il territorio. Per trovare insomma un po' di ragazzi. Di ragazzi. A proposito di giovani, invece c'è qualche ragazzo che hai visto nella Juniors, negli allievi, di cui ancora magari non si conosce, che dici questo sicuramente farà strada, adesso magari non... Sì, uno in particolare che ci ha un po' impressionato. Già l'anno scorso era con noi in prima squadra a fare qualche allenamento. Ti ricordi il nome? Maurizio Napoletano, sì. È un 96,
Ulala, insomma, 16 anni, poco più, forse 17. Sì, ha già fatto quest'anno presenza in Under 21 nazionale. Sì, sicuramente. Facendo un paragone col futsal di Fano e dintorni, che tipo di giocatore è? Ma guarda, tecnicamente un po' di Michi Sabatinelli. Grandi qualità tecniche. Sì, sì, la velocità di Solazzi. Ah, è velocissimo e ha tanta grinta, un po' come me. Beh, giocatore perfetto, un po' come me. Quindi voglio dire, magari il carisma del capitano. Sì, 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 spero che sì. Un futuro campione, insomma, sicuro. Sì, lo stiamo un po' coccolando, ne verrà fuori, sicuramente. Da voi, Demis, invece, prima dicevi giovani montegranaresi che possono sbocciare, c'è qualcuno in particolare su cui puntate per il futuro, che puoi fare il nome, oppure meglio non fare nomi? No, nel senso che abbiamo iniziato quest'anno con i giovani allievi, quindi è ancora prematuro fare nomi o quant'altro. Okay. Comunque si sta instaurando un bel gruppo. Volevo farti i complimenti per la telecronaca. Grazie, grazie, ma tu sei un amico, no, non vale, non vale. Diciamo che allora li ritiro. Che io li apprezzo molto, ma sono di amicizia, dai. E allora, volevo guardare adesso nell'ultima parte della trasmissione al prossimo turno. Quindi apriamo tutte le cartelle, ricominciamo il giro da Fabio, perché c'è la sfida col Salinis. Se i playoff dovranno essere, credo che vittoria dovrà essere col Salinis o giù di lì. Beh, chiaro, cioè una vittoria sabato sarebbe molto molto importante. Questa è una squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive. Forse la più in forma dopo. Assolutamente sì. Ieri mi ha chiamato un loro dirigente, mi ha detto che vi regalano la partita. No. No, vengono con 50 tifosi. Ah, beh, quindi voleva sapere se c'era la macchinetta del caffè. No, no. Se era accesa. Alle 8:30 tra l'altro. No, e questa è una squadra che ha 2-3 argentini bravi, poi dei buoni italiani, e comunque una squadra che fa 8 vittorie consecutive, l'unica che ha battuto il Forlì, significa che sicuramente ha tutti i numeri per fare molto molto bene. È chiaro che voi sarete al completo oppure c'è qualche assenza? Ma noi saremo al completo, purtroppo da un pochino di tempo abbiamo perso Federico Losdei per problemi di lavoro, lo dovremmo recuperare fra un pochino, sperando poi che se riuscissimo ad andare ai playoff è un'altra freccia al nostro arco. Però sì, siamo al completo e ce la giochiamo in casa, quindi faremo di tutto per poter fare un risultato positivo. Porto San Giorgio ha vinto 9-0 in casa della Vis Lanciano. Porto San Giorgio ospita il Forlì di Diego Moretti. Complimenti al portiere anconetano che ha celebrato ufficialmente la promozione in Serie A2. E chissà, insomma, come arriverà adesso il Forlì nelle Marche, prossima partita, se sarà un po' con lo spumante ancora in stomaco oppure se si giocherà la partita al 100%. Ma guarda, innanzitutto complimenti al Forlì, complimenti al Porto San Giorgio. Porto San Giorgio è una squadra che lo stesso se sta in quella posizione lì non è niente per caso, quindi è una squadra molto solida, se gioca in casa indipendentemente poi come il Forlì si presenterà sarà una bella partita e secondo me possono anche fare risultato. Poi la settimana successiva entrambe le squadre hanno il turno di Coppa Italia martedì, che significa per loro poter accedere alle Final Eight, che è un traguardo molto prestigioso. Me lo auguro che entrambe le squadre riescano in questo. Però ripeto, purtroppo con il calendario ad 11 squadre, con i turni di riposo, fino alla fine secondo me la griglia dei playoff non è poi così sicura. Guardando al turno precedente, quindi proiettandoci poi sul domani, pareggio per la Bulldog, anche per completare il discorso su tutte le marchigiane, in casa col Manfredonia, più 9 sulla Real Dem, arriva questo famoso scontro diretto con la Real Dem, che fino a qualche settimana fa poteva far più paura, adesso ormai col più 9 a poche giornate dal termine, insomma, mi sento di poter dire che la Bulldog Lucrezia è al riparo da qualsiasi sorpresa. No, Bulldog Lucrezia, Alessandro, siamo sempre lì nella zona del Fanese, una bella realtà, si è conquistata questa Serie B e adesso la difesa a quanto pare la sta difendendo, dai, diciamo così, a denti stretti, un'altra bella soddisfazione per il Casa 5 della zona. Sicuramente,
Mister Lee ha fatto un gran lavoro, è da anni che sta facendo bene alla Bulldog. Hanno riconfermato il gruppo dell'anno scorso, che avevano stravinto la C1, tutti i giocatori del posto, importante, tutti italiani. Secondo me hanno fatto un buon campionato, l'obiettivo loro era la salvezza. Quest'anno, le regole di quest'anno, poi magari se ci sono altri due minuti ti interpello a tal proposito, Fabio, non adesso, se no rischio di dilungarmi. L'ho detto più volte, non ci sono piaciute, non perché insomma dovessero retrocedere per forza più formazioni, ma perché così si toglie un po' di appeal al campionato. Quindi poi se c'è modo ne riparliamo. Adesso proseguiamo la nostra carrellata di prossimi turni, andiamo in ordine, quindi Demis, Serie C1, la Montegranarese, che fa tappa a Fabriano in casa della Real domani sera, e questo praticamente è uno scontro diretto. Sì, è una tappa molto lunga a livello di distanza. Poi domani sera un po' è un crogevia, ora speriamo che questo crogevia non si trasformi in una via Grugis. Quindi, sei fantastico, ti facciamo fare una rubrica per la trasmissione. No, assolutamente, diciamo che noi attualmente siamo una squadra che sta riprendendo un po' la forma adeguata, ma il Fabriano è una squadra sempre che va rispettata, molto tosta in casa. Il loro palazzetto è una bolgia e quindi è una trasferta molto delicata. Ora speriamo di passare indenni domani sera, comunque sia siamo consapevoli che domani sera ci giochiamo il 50% della nostra salvezza. Addirittura, questa è una tappa. Comunque sia, si stanno cominciando a delineare, diciamo, i parametri per la salvezza, dovremmo accorciare. Proseguiamo, prossimo turno, Serie C2, Girone A per il Fano, visita alla Giovane Aurora, riapro qua il cartello, andare a giocare nella zona dello Iesino, insomma nella formazione di Monzano, non è mai semplice, ha alternato buoni momenti ad altri meno positivi, adesso è lì l'ultima della schiera arancione, a loro serve di recuperare un po' di terreno su Casenova e Brescia Bianca per non retrocedere comunque direttamente. Sarà una partita difficilissima. Ci aspettiamo già una battaglia, loro sono nella parte bassa della classifica, hanno bisogno di punti. Per voi bene o male esservi fermati? Perché non è sempre detto, insomma, che si riposi e basta, magari si stacca un po' la spina. Sì, ma forse... Il rischio è che si stacchi la sì, spina. Sì, sì, no, ci siamo allenati bene in settimana, quindi abbiamo tenuto sempre l'intensità alta, la concentrazione alta. Siamo già consapevoli, insomma, che ci aspettano queste 7 finali. Alessandro, tu di che anno sei? Class? 79. C'è un sogno nel cassetto ancora da esaudire, una vittoria, rigiocare una semifinale di Coppa e magari farla andare diversamente? C'è un sogno nel cassetto Ma tuo guarda, personale? Qualche sfida che vorresti ancora vincere? Vorrei arrivare con il Fano in B. Sì. Poi dopo ambizioso. Poi dopo smetto. Poi dopo sono contento. Invece l'avventura in Serie B con un'altra società la prenderesti mai in considerazione oppure ormai Fano è casa tua, punto e basta? Ma adesso Lucrezia l'anno prossimo ti chiama per portare esperienza, qualità, la prendi in considerazione oppure no? No, adesso come adesso no. Sono legato al Fano e poi anche un po' di problemi fisici che non mi permettono al momento. Un po' di acciacchi, ne pago le conseguenze, insomma. Ho capito, va bene, poi scopriremo magari quali sono i tuoi sogni magari da allenatore. Invece Leonora, vorrei farti una domanda sul passato, visto che per te non c'è prossimo turno immediato, sul passato e sul futuro. Sul passato, come ti sei lasciata, prima con Dolphins e poi con Caffè Porto, se sul futuro, se oltre alla rappresentativa c'è l'ambizione per te magari di prendere la panchina in una prima squadra, perché ti ho visto sempre collaborare, però magari invece di tornare ad allenare come protagonista diretta, non so. Ma guarda, i rapporti con i Dolphins, adesso Città di Falconara, sono da sempre ottimi. Come mai era finita quell'avventura? Ma perché comunque sia dopo tanto tempo, come dicevi tu, magari c'è bisogno di una sfida diversa. Quindi io sono stata su 4 anni, sono stati 4 anni bellissimi sia a livello di gruppo che a livello di formazione, perché comunque ho imparato tanto anche da Massa, che poi è un personaggio particolare, ma è oggettivamente un conoscitore del movimento. Poi ecco, ho fatto un'esperienza da giocatrice allenatrice a Macerata,
e sono state due esperienze importanti. Quella del Caffè Porto è stata una tappa che probabilmente io non ero pronta ad affrontare, nel senso che io vengo da un altro mondo, da un mondo fatto di passione, di divertimento, di un calcetto, anzi di un calcio a 5 fatto con altri obiettivi. Loro hanno degli obiettivi diversi, quindi ecco, diciamo, non ci siamo trovati esattamente sullo stesso piano, ma anche lì ho imparato tanto, perché ho avuto la fortuna di comunque sia poter vedere all'opera Mourinho, che è un grande sia come calciatore che come allenatore, giocatrici che quest'anno hanno fatto la finale di Coppa come la Cercoli. E più avanti invece l'anno prossimo magari, ecco la domanda, ho pochissimi secondi a disposizione, c'è la voglia da parte di Eleonora Baldi di prendere in mano una squadra e competere per un campionato? C'è un bel progetto, ho tra le mani un bel progetto. Porca miseria, qua ci volevano più che alcuni secondi, mi dispiace non avertela fatta prima. Va benissimo così. Va benissimo, non ci avresti detto nulla, vero? Quindi non abbiamo negato una notizia ai nostri telespettatori. No. Allora diamo un'occhiata rapidamente se agli altri... SMS, questo è bello, ti chiedo di rispondere rapidamente, Fabio, me ne scuso anche di questo, però te l'avevo rivolta in passato anche per il Corriere Adriatico e te la giro dal nostro telespettatore. Una domanda a mister Carletti, cosa vi manca per fare il salto dopo tutti questi anni in B e soprattutto volete farlo questo salto? Allora l'avevo letto troppo rapidamente, la mia era più personale. Parliamo del CUS, se c'è in futuro magari dopo riassestamento la possibilità di puntare in alto. Io penso che con l'aria che tira in giro questa è la dimensione, i salti adesso è meglio non farli. Non pensiamo ai saldi. Allora ti rubo le parole perché il concetto è stato chiaro, ti chiedo scusa ancora. Invece ti avevo chiesto una volta, io tanti anni al CUS, abbiamo detto che Francesco Battistini e altre persone sono colonne portanti, ma tu sei in un altro lato, un'altra colonna. Non c'è il sogno da parte tua, l'ambizione di cambiare area, di provare una nuova esperienza? Se prima ero un allenatore giovane che vado ad apprendere, adesso mi sembra che sei tu quello che puoi insegnare, quindi... Ah bene, intanto il CUS penso che, come dice lui, per il fan, tanto considera che questa è una squadra nata nel 95, da me, Francesco, Corrado, Valerio, San Marco, e... mai dire mai, nel senso che è chiaro, se fosse comunque sia una chiamata diversa la valuterei, però per lasciare il CUS, sì, però per lasciare poi il CUS deve essere una chiamata secondo me difficile che arriva, cioè nel senso sono troppo legato all'ambiente. Ma sarebbe la categoria oppure il tipo di progetto? Cioè, faccio per dire, una squadra che ti chiama per vincere la C1 o una A2 che ti chiama per condurla alla salvezza? È il campionato, la categoria che ti attira più, no, in alto, guarda, io penso, o il progetto, il tipo di sfida? Poi a me la parola progetto sì, non piace. Però credo di aver reso l'idea. Sì, sì, no, nel senso che... No, non è una questione di categoria o di... Non lo so, secondo me... Tutte le categorie hanno un proprio fascio, cioè, mi piacerebbe anche allenare in Serie D, cioè per assurdo. Però ripeto, per me non ci penso, però magari domani bussa qualcuno, mi presenta un panorama allettante e ci penso, poi vediamo. CUS trema, Carletti pronto, si è messo un po' sul mercato, no, perlomeno ascolta quello che arriva al suo banchetto, diciamo così. Un messaggio lo leggo rapidamente perché è bello, per Alessandro Rosati: un grande gruppo non poteva che avere un grande capitano, orgoglioso di essere al tuo fianco in questa avventura, Paolone, che salutiamo. Saluto Paolo. Signori, signorine, signore, complimenti insomma per tutto ciò che state facendo per questo sport, ognuno a suo modo. Grazie però soprattutto per essere stati con noi. Avevo promesso lo speciale Finals Coppa Italia Under 21, lo manderemo in onda giovedì prossimo, ce lo teniamo buono perché i tempi sono terminati. Ricordo solamente che mercoledì c'è le partite in TV con tre appuntamenti: derbissimo di A2, Civitanova Pesarofano, importante per la salvezza, con il Civitanova messo molto male, il Pesarofano invece che ha fatto un bel passo in avanti. Poi per il femminile, Real Chiaravalle, Città di Falconara, potrebbe essere la partita della festa, chissà, e Real Lions ancora Isolotto, speriamo e tifiamo per un colpaccio delle biancorosse. Il giorno dopo, ovviamente, come tutti i giovedì, torneremo con Calcio 5 Extra Time diretta studio dalle 22.10 sempre su TV Marche. E in diretta streaming da qualche settimana. Seguiteci su web, YouTube, Facebook, sito
insomma, ci siamo ovunque. Grazie per essere stati con noi, grazie Fabio, grazie Demis, un saluto, grazie Alessandro, grazie, e grazie mille. Eleonora, in bocca al lupo soprattutto per il torneo regioni femmine e maschi. Grazie Federica. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, buonanotte.